Anche quest'anno, nonostante le difficoltà, il Centro San Clemente ha organizzato la messa internazionale in preparazione al Santo Natale, animata nelle diverse lingue. La celebrazione si è tenuta sabato 19 dicembre nella chiesa di Santa Maria della Vittoria, in via Cremona 97, accanto alla sede del centro. Il Centro San Clemente, realtà di riferimento nel mondo della formazione permanente e continua, organizza ogni anno oltre 250 corsi in ambiti molteplici e diversi. È stato un anno impegnativo come per tutte le realtà del gruppo FOPA, anche quello del Centro San Clemente, che devo dire che ha affrontato immediatamente un cambio di rotta. Il Centro San Clemente storicamente fa corsi in presenza, circa 300 corsi all'anno per circa 3.000 iscritti, e si è trovato all'improvviso a dover non interrompere l'attività ma reinventarsi, quindi immediatamente circa una cinquantina di corsi, quelli che era possibile, sono stati mandati online, una proposta impensabile forse per San Clemente. Quindi questa situazione pandemica, che ha tutti gli aspetti negativi, forse qualche aspetto positivo ce l'ha, questo per esempio, che ha permesso a San Clemente di inventarsi in una modalità nuova. Poi quest'anno è ripartito il 2021, devo dire, con grande entusiasmo, e ha sorpreso anche noi perché insomma abbiamo avuto nel primo catalogo più di 1.000 iscritti e abbiamo iniziato con corsi in presenza quando era possibile e altri già a distanza, e attualmente abbiamo praticamente, a parte i corsi laboratoriali che sono permessi in presenza, tutti i corsi a distanza. Il San Clemente celebra Natale, la messa internazionale, quindi nelle varie lingue che vengono insegnate al centro, quindi inglese, tedesco, francese, portoghese. È tantissime anni che c'è questa tradizione, una tradizione che si protrae da decenni veramente, ed nel tempo passato veniva celebrata in Duomo, in cattedrale, e da quando la sede del gruppo FOPA e del San Clemente anche qua in via Cremona, ci sembra naturale e giusto, questa è la nostra parrocchia, padre Francesco Ferrari è il nostro parroco, e ci sembra giusto che la messa internazionale venga fatta qui quest'anno. Poi sicuramente ha un significato assolutamente straordinario, credo che così, in una situazione che è mondiale, ritrovarsi a pregare in tutte le lingue del mondo, credo che sia ancora di più un momento di unione per i popoli della terra che insomma soffrono e sperano e hanno la certezza, la speranza con Natale che viene, che le cose si risolveranno. Un centro di formazione linguistico-culturale con una proposta ampia e differenziata. I corsi sono a numero chiuso, si suddividono in aree tematiche, lingue straniere, informatica, arte, creatività, cultura, formazione professionale, fitness e cucina.